soprattutto. E allora, a proposito di Cesare, io ho trascritto quello che di Cesare, del passaggio del Rubicone, hanno scritto gli autori antichi, li ho già citati, Svetone e Plutarco, seguendo in tutti i dettagli del loro racconto. Ho voluto anche sottolineare il fatto di ho voluto inquadrare un pochino anche questi autori, Svetone e Plutarco, per dire che quello che loro scrivono è attendibile. Non si può, come ha fatto qualcuno in passato, qualche commentatore, dire ma sì, sono favolette. In realtà sono autori credibili e quello che loro raccontano e descrivono è interpretabile in senso abbastanza reale. Per un motivo semplice, loro, Svetone e Plutarco, scrivono 100 anni dopo, sono del primo secolo, della seconda metà del primo secolo dopo Cristo. Questo è accaduto, il passaggio del Rubicone, nel 49 avanti Cristo, quindi appunto un centinaio di anni prima. Ma loro scrivono, Svetone e Plutarco, avendo una fonte garantita in assoluto, testimone di primo piano, testimone diretto, che è uno scrittore. Qualcuno avrà sentito questo nome, Asinio Poglione, un grande letterato storico, un grande oratore, avversario di Cicerone, erano di quell'epoca lì, e grande militare, anche luogotenente di Cesare. Al suo fianco, in questo viaggio, questa trasferta, che chiamavano così, da Ravenna a Rimini. Quindi Svetone e Plutarco non si inventano delle cose, leggono, cioè trascrivono le notizie scritte da questo Asinio Poglione, che scrisse a suo tempo dei commentari del Bello Civili, stesso titolo dell'opera di Giulio Cesare. Anche Cesare ha scritto i commentari del Bello Civili, solo che di Asinio Poglione, dell'opera di Asinio Poglione, non c'è rimasta neanche una riga. Noi ricaviamo il suo testo da quello che scrivono Plutarco e Svetonio, i quali in più punti dicono, testimoniano di essersi riferiti a quel testo là, di quest'opera, ripeto, di cui conosciamo il titolo perché viene citato da vari autori, ma non abbiamo nessuna pagina, nessun documento. Allora dicevo, sono attendibili in questo senso, leggendoli con attenzione si riesce a ricostruire esattamente il percorso che Giulio Cesare e i suoi fanno di notte da Ravenna per andare a Rimini, e nella descrizione, nel seguire con attenzione questa descrizione, si riesce a scoprire, a capire anche qual era il vero Rubicone, guardando semplicemente la mappa delle strade del tempo. Su questo potrei anche aggiungere una cosa, ma preferisco che la troviate sul libro. Grazie a voi.